registrazione dell'evento e quindi raccoglieremo tutte le vostre domande e saranno messe in linea prossimamente. Già oggi o al più domani dovremo riuscire a mettere in linea le domande che sono state fatte nel webinar precedente. Il sito di riferimento è sempre www.agendadigitale.regione.lombardia.it. E poi l'ultima cosa che vi ricordo è che a chiusura dell'evento, oggi e domani con un'email di remind vi verrà inviato anche un sondaggio che vi chiediamo di compilare, nel quale potete inserire ulteriori domande, potete anche farci suggerimenti per migliorare sempre di più il servizio che stiamo erogando. Oggi relatore Salvatore De Bellis da Roma. Studio Terracciano, per cui ora passerò la parola a lui direttamente e quindi avremo un qualche secondo di buio, dopodiché comincerà lui a parlare. Il mio ruolo sarà di interromperlo di tanto in tanto, semplicemente per appunto fargli le domande. Un'ultima cosa, sempre di servizio, De Bellis ci ha chiesto di farvi direttamente delle domande. Lanceremo dei sondaggi durante la sua presentazione. Quindi vedrete comparire un pop-up che fa la domanda e vi viene chiesto di rispondere, quindi avremo immediatamente il ritorno. Quindi ora parola e schermo a Salvatore De Bellis. Partecipanti, tam e tam. Ecco, noi vi vediamo. De Bellis, a lei. Buongiorno a tutti, io ora vediamo se si vede la prima slide, così iniziamo subito. Si vede? Pronto? Sì, si vede benissimo. La slide. Ok, perfetto. Allora partiamo con il webinar. Buongiorno a tutti, io sono Salvatore De Bellis e sto qui a Roma presso lo studio Terracciano e sto nello studio Terracciano ormai da oltre 10 anni, quindi diciamo, posso dire che sono un decano dello studio. Sono un commercialista e questo l'ho preciso in modo tale da anche perché si è voluto dare un taglio non troppo giuridico, normativo, all'attività che stiamo cercando di porre in essere. Gli argomenti che tratteremo sono due, sono la fatturazione elettronica e lo split payment. Il primo argomento è stato già trattato dalla dottoressa Tomasetti, quindi in realtà per non appesantire anche l'attività che è stata già fatta e soprattutto per non essere troppo ripetitivo, cercherei di sorvolare la prima parte, quella normativa, che comunque è doveroso fare per un senso anche di continuità a quello che poi andremo a dire, ma di partire, diciamo così, dal punto di vista operativo con l'attività formativa, con le slide, in concreto dal funzionamento del sistema di interscambio. Prima di iniziare, proprio prima di entrare nel merito del problema, direi che questo è il primo passo verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione, digitalizzazione vera rispetto a quello che è stato fatto. Purtroppo dobbiamo dire che in Italia siamo un po' indietro, sia con l'approccio hardware, nel senso che non abbiamo la strumentazione adatta e che ci consente di fare dei passi notevoli come lo stanno facendo altri paesi, e un po' anche per il fatto che pecchiamo di, ce lo dicono tutti, no? Un po' di analfabetismo informatico, se così vogliamo dire. Quello che però vorrei dire, che ho sentito dire in altri convegni relativi alla PA, è che il problema vero non è solo un passaggio da una procedura analogica, fatturazione cartacea, a quella digitale. Ma il vero passaggio è un processo mentale, cioè
è un processo procedurale, perché non dobbiamo accingerci a fare le stesse cose che facevamo prima, soltanto in maniera digitale, con il PC, con la posta certificata o con un altro mezzo, ma dobbiamo cambiare la metodologia operativa che diciamo così, ci permette di porre in essere delle cose. Tant'è vero che alcune amministrazioni hanno pensato di riorganizzare, mansionare l'organigramma alla luce proprio del processo di digitalizzazione in atto. Cioè, c'è qualcuno addirittura che ha inserito nel proprio organico una figura specifica, no? Il digital man, che non è un tecnico informatico, ma è uno che riguarda il processo organizzativo dal punto di vista digitale, quindi per dargli il là al passaggio da quello analogico a quello digitale con la strumentazione che abbiamo a disposizione. Allora, iniziamo con la fatturazione elettronica, vediamo se la slide passa. Non ho feedback, quindi forse si sente bene. Spero di sì. Comunque, l'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della PA è stato introdotto comunque dalla legge, ormai lo sappiamo tutti, dalla 244, dalla finanziaria del 2008, che ha imposto il diritto di ricevere e accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Le date precise sono quelle del 6 giugno 2014 per i ministeri, agenzie fiscali e enti nazionali di previdenza, e il 31 marzo 2015, quindi tra poco, per i restanti enti nazionali e evidentemente anche le amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai 3 mesi successivi a queste date appena citate, le PA non possono procedere a pagamento neppure parziale fino all'invio del documento in forma elettronica. Quindi l'obbligo di emissione e ricezione della fattura coinvolge gli operatori economici, quindi i fornitori delle PA, le pubbliche amministrazioni che devono effettuare una serie di operazioni che poi vedremo in dettaglio e gli intermediari. Quindi tutto il sistema operativo si svolge attraverso l'ausilio del De sistema Bellis, di riscatto. scusa, ti devo interrompere, abbiamo un calo di audio qua, adesso sistemiamo un attimo e poi ti facciamo ripartire. Va bene, Sedi ok. territoriali, per favore, spegnete i vostri microfoni. Benissimo, ma quando parla lui qua dentro non si sente. De Bellis, puoi provare a parlare per favore? Pronto? Mi sentite? Pronto? Un momento. Pronto? Prova. Prova, prova, prova. Mi sentite? Ma parlavo troppo veloce. No, no, andava bene. In via webinar ti sentono abbastanza bene. Siamo noi qua che abbiamo l'audio molto basso. Ah, ok. Riprovo? Pronto? Sto aspettando un ok dai tecnici. Prova? Ok. Ma che faccio? Pronto? Ci Sì. sono? Continuo o riprendo da dove? Se puoi riprendere da un paio di slide fa. Ci siamo? Riprendo? Io non so. Nell'altra sala andava benissimo. Sì, di qua è già al massimo. Io sono già fidato. Non vedi già come ti ho alzato anche a te, come ti sento molto di più Salvatore, le chiedo una cortesia, se può alzare al massimo i suoi volumi. Sì, ok, cerco di avvicinarmi al microfono così vediamo se riusciamo. Pronto? Vediamo un Ci po' siamo? com'è. Pronto, ci siamo? Parlare, Ger? Provi un po' a parlare. Pronto? Riusciamo a sentirci? Pronto? Pronto, prova, prova. Così vado in eco, non posso tenere acceso.
Quando parlo io. Però è... Sì. Io più di così. Gli acustici del sistema. Provo a uscire un attimo. E se provo ad attaccarmi qua? Posso sentire se fuori. Nella sala qua. Prova adesso. Pronto? Mi sentite? Pronto? Usa nuovo hardware. 1, 2, 3, prova. Prova adesso, prova. Ci siamo? Pronto? Prova, prova. Prova adesso. Ma il problema è solo lì da voi. Pronto? Mi sentite? No. Perché purtroppo qui... Pronto? Prova non c'è nessun modello di controllo. Perché se non c'è il bugio attaccato non più in aula. Cavolo, mixer. Windows, no, Windows, vai. Dovrebbe esserci suoni. Su. Io volevo andarci anche qua, provo ad andarci anche qua sul pannello di controllo, Alessio. Pannello di controllo, audio. Audio. Lì dovresti attivare, ma tu dovresti mettere le cuffie e attivare le cuffie. Quando ci pronto? No, dal tuo devi attivare. Sì, però... Però dobbiamo fare... Noi dobbiamo andare a faccio quello. Audio. È tutto attivo? È tutto attivo. Torna di lì. No, pronto. Torna di lì. Prova De Bellis. Pronto, mi sentite? Pronto? 1, 2, 3, prova. Prova, prova, io sento benissimo. Pronto, voi mi sentite? Adesso c'era. Pronto? Ci sono? Sì. Mi sentite? Ma in webinar sì. Mi sentono? Pronto? Pronto? Prova adesso. Pronto? Prova, 1, 2, 3, prova. Non lo sentiamo, di qua non lo sentiamo. Pronto, pronto? Prova adesso. Io sento benissimo, pronto? Attenzione. 1, 2, 3, prova. Oggi 19 marzo. Pronto? Niente da fare. Io mi scuso con i presenti in aula, cercheremo di tenere il volume... alto possibile, però dobbiamo andare avanti col webinar, eventualmente poi comunque lo mettiamo in linea registrato, ok? Dopo, nel precedente caso non c'erano problemi d'audio. Questo è un seminario soprattutto online, purtroppo qua in presenza ci sono problemi. Attiva nuovo hardware. Ferdinando, sì. Sì, ora ti sento. Gli altri mi sentono. Chiedo a chi è via webinar se ci sta sentendo. Mi date un riscontro per favore? Provato a mettere un microfono esterno, ora mi sentite? Mi senti? Pronto? Io vi sento, sì. Ora col microfono? Pronto, prova? Sì. Col microfono io sento. È morto completamente in sala? Vabbè, ma a questo punto l'importante è che sentono okay. Via webinar. De Bellis, per cortesia, ricominci da un paio di ecco, ricominciamo dalla fatturazione elettronica. Mi scuso per questa interruzione e speriamo di andare di arrivare a buon fine a questo punto. Per chi non ci sente bene, sappiate che ci sono poi disponibili le registrazioni in linea, quindi potrete eventualmente riascoltarlo. Grazie mille.
Pronto, sono operativo? Sì. Il bello della diretta, dicevano. Vabbè. Allora, abbiamo detto che queste informazioni che stavamo appunto dicendo sono quelle che ormai sappiamo tutte, era tanto per introdurre l'argomento. L'obbligo di emissione e ricezione della fattura elettronica coinvolge gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA. Le pubbliche amministrazioni che devono effettuare una serie di operazioni per la ricezione della fatturazione, della fattura elettronica e gli intermediari. Inoltre, e questo, da qui iniziano, potrebbero iniziare i problemi, che tutta la macchina relativa alla fatturazione elettronica passa attraverso il sistema di interscambio. Allora, la slide successiva invece raccoglie tutti i riferimenti normativi o comunque la maggior parte, che ormai diciamo, li conosciamo abbastanza bene un po' tutti, quindi li citerò in parte nelle slide successive per prendere alcuni spunti, ma forse non è il caso studiarli in dettaglio in questo momento, perché altrimenti ci dilungheremmo troppo a lungo. In ogni caso sono qui e chi volesse far spunto ha la possibilità poi di riprendere i riferimenti. La più importante, citerei solo questa, è la finanziaria del 2008, la legge 244, che in realtà ha istituito l'obbligo della fattura PA. Poi nella slide successiva invece ci sono le circolari inserite sempre e le risoluzioni, sempre in ordine decrescente. Citerei solo l'ultima, quella indicata nella slide, è quella del 9 marzo, che ha specificato l'ambito soggettivo di applicazione, specificando pertanto le amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica. Ancora, andiamo velocemente su questi punti ormai noti. La legge 244 è composta solo da un articolo e ai commi dal 209 al 213 parlano nello specifico della fattura PA. Quindi a partire dal 6 giugno 2014 e dal 31 marzo 2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse dai fornitori nei rapporti con le amministrazioni pubbliche deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Il comma successivo prevede un periodo di 3 mesi dalla data di obbligo di ricevere sotto solo fatture elettroniche PA, dal quale vi è divieto alle pubbliche amministrazioni di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, non procedere al pagamento nemmeno parziale fino all'invio in forma elettronica. Questo punto poi lo dettagliamo in una slide più avanti. Inoltre, tutta la trasmissione avviene attraverso il sistema di interscambio. Poi, il comma 213 invece dice che delega al MEF le regole di identificazione unica degli uffici centrali e periferici. Questo è un elemento cardine di tutta la procedura. Le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare e quindi l'utilizzo del sistema di interscambio e le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione e alla gestione delle fatture elettroniche. Poi, questi decreti sono diciamo abbastanza, anzi più che abbastanza, sono fondamentali per tutto il prosieguo dei ragionamenti che stiamo facendo. Il decreto del MEF del 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate il gestore del sistema di interscambio e ne definisce compiti e responsabilità. Il decreto invece numero 55 è fondamentale. Ha fissato la decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica al 6 giugno 2014 per alcuni soggetti e ha fissato, e quindi poi il 31 marzo in un altro decreto, altri soggetti, ha fissato le linee guida per l'invio della fatturazione elettronica e ha previsto un periodo transitorio. Andiamo avanti e raccontiamoci soltanto l'ultima circolare, in modo poi da ragionare in dettaglio sulle altre funzioni, sulle altre attività. Diciamo che la circolare ha esplicitato l'ambito soggettivo di applicazione. Per
relativamente all'obbligo della fatturazione della fattura PA. E quali sono? Tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, regioni, province, comuni, comunità montane, istituti universitari, camere di commercio, enti pubblici, ARAN e CONI. Allora, a questo punto possiamo porre una domanda, ma quali sono gli obblighi degli enti locali per la ricezione della fattura elettronica? Il primo obbligo sicuramente è la registrazione in IPA, l'indice della PA, e l'ottenimento del codice unico. Vi è un sito, fatturapa.gov.it, nel quale sono indicate tutte le procedure e ovviamente rappresenta il sito madre di tutte le operazioni relative alla fattura PA. Poi un altro obbligo, anzi obbligo tra virgolette, vi è la comunicazione ai fornitori del codice unico IPA. Poi vi è ancora la comunicazione ai fornitori dei contratti in corso con il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto, alla data di avvio del sistema di interscambio. Questo punto non è obbligatorio, però è necessario ai fini della tracciabilità. Poi vi è l'accreditamento del canale da utilizzare per la ricezione della fattura PA, ricezione della fattura tramite il canale accreditato, notificazione al sistema di interscambio dell'esito di rifiuto o di accettazione della fattura, contabilizzazione della fattura, conservazione su appositi supporti ottici di immagine, archiviazione dei supporti ottici ai fini civili e fiscali. Ecco, siamo arrivati al trimestre obbligatorio. Il passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica è stato stabilito, lo ribadisco nuovamente, 6 giugno e 31 marzo. Rispetto a tali date è stato previsto un trimestre transitorio in cui le pubbliche amministrazioni possono ricevere solo le fatture elettroniche, possono accettare, pagare fatture cartacee emesse con data antecedente all'avvio del sistema di interscambio. Non è prevista l'emissione di una nota di credito a storno della fattura cartacea, devono tassativamente concludere l'iter di liquidazione della fattura cartacea pervenuta in data anteriore all'avvio obbligatorio del sistema di interscambio. E infine non possono, questo in nessun caso, accettare fatture cartacee emesse successivamente alla data di avvio obbligatorio del sistema di interscambio. Il trimestre transitorio si è reso obbligatorio soprattutto per un fine pratico, perché evidentemente il passaggio da un sistema analogico a uno digitale richiedeva dei tempi di gestione diversi. Un'emissione di una fattura cartacea un giorno prima dell'obbligo imposto dalla legge della ricezione della fattura elettronica rendeva la gestione abbastanza complessa. Pertanto, anche per i tempi tecnici di consegna della fattura e di lavorazione della fattura cartacea, il periodo transitorio si è reso comunque necessario e 3 mesi sono abbastanza congrui per coprire questo gap tra la fase analogica e quella digitale. Poi, a questo punto, questa slide contiene il contenuto obbligatorio della fattura PA. È da precisare comunque che anche nel sistema analogico vi erano degli elementi obbligatori della fattura, quindi questo cambia poco. È evidente che per quanto riguarda lo specifico alla fattura PA ci sono degli elementi in più, per esempio la gestione del codice univoco, la firma elettronica, la forma, la tipologia di forma della fattura che deve essere in formato XML. Pertanto la slide contiene i vari obblighi che deve avere, cioè il contenuto obbligatorio della fattura diviso per tipologia. Sono state raggruppate per rilevanza fiscale, per l'integrazione nel processo del ciclo passivo, per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio e per la tracciabilità dei pagamenti da parte della PA. La fattura non ha solo un contenuto obbligatorio, ma potrebbe avere anche un contenuto facoltativo, ma francamente lo sorvoliamo. Sono indicati alcuni punti che sono facoltativi nel riempimento della fattura e quindi lasciano un po' il tempo che trovano, ma ne lasciamo traccia sulle slide.
Poi a questo punto porrei una domanda e farei intervenire più che altro per spezzare un po' il tempo, la parte nozionistica dalla parte un po' più operativa. Ferdinando? Pronto? C'è qualcuno? Sì, è partito. Sì, sì, è già partito il sondaggio. Hanno già lo schermo. Ok. La domanda è, la fattura elettronica che cos'è? Un file Word, Excel o PDF? Un file XML oppure uno HTTPS? Chiediamo a tutti quindi di dare una risposta. Ci aspettiamo che tutti rispondano che sia un file Word, così. Così chiudiamo tutto. Ok. Lo chiudo. E questi sono i risultati. Vediamo se riesco a vedere. Abbiamo un 98% su XML. Meno male, ci siamo, ci siamo. Ok. Bene, ora tornano le slide. Bene, va bene. Serviva più che altro per spezzare un po' l'attività di riferimento, l'attività legislativa, le circolari, la lettura e un po' quindi lo svisceramento delle circolari e la norma di riferimento. Andiamo avanti. Ovviamente la fattura ha dei vantaggi, comporta dei vantaggi e dei principali vantaggi sono rivolti ai fornitori e ora li vedremo, quindi a noi come enti pubblici interessa in maniera marginale. È stato fatto uno studio dal Politecnico di Milano che ci sarà per la fattura PA un risparmio annuo di circa 1,5 milioni di euro. Beh, questo è abbastanza comprensibile. Basti pensare che c'è il risparmio solo di buste e di francobolli. Comunque i vantaggi li ho riclassificati in base ai costi, quindi ci sarà un aumento di produttività degli addetti alla fatturazione, una diminuzione di costi di creazione della fattura, quindi toner, carta, eccetera, una diminuzione di costi di spedizione, eliminazione di costi di distribuzione della fattura, una riduzione dei tempi di archiviazione e di ricerca e quindi anche di spazio per l'archiviazione e direi anche una riduzione di costi sommersi relativi al ritardato pagamento dell'APA con conseguente recupero di credibilità nei termini di certezza delle modalità di pagamento ai fornitori. Poi ci sono anche dei vantaggi in termini di efficienza, che sono sicuramente la riduzione dei tempi nella gestione dei dati, nella gestione della struttura, nel monitoraggio della spesa pubblica, nella condivisione di tutte le aree aziendali, eliminazione dei disguidi, riduzione del contenzioso, maggiore facilità e fruibilità e maggiore competitività. Poi ci sono dei vantaggi anche nei confronti dei terzi, che sono sicuramente l'attivazione di logiche di collaborazione col fornitore, quindi vi sarà anche un'integrità nella sicurezza e trasparenza e valore legale, perché anche la forma di invio e di ricezione della fattura hanno un certo iter obbligatorio e una certa forma obbligatoria. E vi sarà comunque un forte segnale di innovazione per i fornitori e ci sarà la certezza della data di emissione e di ricezione ai fini del calcolo del tempo del pagamento. Ovviamente ci sono una serie di svantaggi. Ne ho trovati pochi per motivare un po' tutti gli utenti a lavorare di più sulla fattura. Possiamo dire che sicuramente siamo soggetti ad un basso alfabetismo informatico, questo è generale, non è per una categoria o per un'altra. Strumenti tecnologici obsoleti, vi è ancora una resistenza fisiologica all'innovazione, costi di investimento iniziali abbastanza sostenuti e quindi vi sarà anche un elevato sforzo culturale per mettere in piedi la macchina. Fatto sta
che come in ogni sistema complesso una volta a regime darà i suoi frutti, senza ombra di dubbio. A questo punto invece parliamo della vera procedura operativa. La trasmissione della fattura avviene Scusa, prima di passare alla parte operativa, ci sono delle domande, vogliamo dargli una risposta adesso? Le possiamo fare insieme dopo, oppure... Preferisci. Non lo so, facciamolo insieme dopo. Va bene. Apriamo per categorie. Allora, la trasmissione della fattura da parte del fornitore avviene attraverso un'interfaccia, la definiamo piattaforma, che si chiama appunto sistema di interscambio. Allora, tecnicamente il sistema di interscambio riceve la fattura in formato XML da parte del fornitore, con tutte le caratteristiche obbligatorie che abbiamo appena visto. Effettua i controlli, chiameremo controlli di primo livello, perché sono controlli meccanici, controlli senza un omino dietro, nel senso che fai controlli sui singoli campi per vedere la correttezza dell'inserimento. Poi, se il controllo è positivo, allora sarà inoltrata da parte del sistema di interscambio la fattura alla pubblica amministrazione, secondo il canale che ha prescelto. Ora, i canali da utilizzare sono 5, li cito ma parleremo soltanto di uno, del primo, del più importante, della posta certificata. Allora, il primo è la posta certificata, poi ci sono altri più complessi ma che non tratteremo affatto, e sono il sistema di cooperazione applicativa su rete internet, sistema di cooperazione tramite porte di dominio su rete SPC, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocolli FTP e sistema di trasmissione su rete internet fruibile attraverso protocolli HTTPS. La pubblica amministrazione deve registrarsi per optare uno dei 5 canali. Se non lo fa, di default gli viene assegnato il canale base, che è quello della PEC. La PEC ormai la conosciamo tutti, è obbligatoria da un po' di tempo, ha una serie di vantaggi, garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati, attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Una delle domande che è stata posta nel precedente webinar era questa: come la PA dovrà accreditare il proprio canale di ricezione? Affinché il recapito della fattura PA avvenga, il sistema di interscambio deve conoscere il canale di ricezione scelto dalla PA, per cui è necessaria una preventiva fase di accreditamento. La fase di accreditamento è abbastanza semplice, perché basta attivare il sito fatturapa.gov.it. Al momento dell'inserimento dell'indice PA si potrà scegliere il canale preferito. Comunque, per comodità, all'interno della slide è indicato anche il link di riferimento, link diretto. Poi, la fase successiva. Il sistema di interscambio effettua, come abbiamo detto, dei controlli. I controlli sono controlli base. Un'altra domanda era questa, appunto: ma che tipo di controlli fa? Fa il controllo, qui sono elencati i principali. Allora, il controllo sulla nomenclatura ed unicità del file. Controlla, per esempio, se il file ha dimensioni troppo elevate, oltre 30 mega, compreso gli allegati, non è accettata. L'integrità del documento, l'autenticità di certificato di firma, la conformità del formato di fattura elettronica, la validità del contenuto, l'unicità della fattura e la recapitabilità della fattura. Ovviamente il sistema di interscambio risponde alla presenza di eventuali errori con dei codici. Sempre all'interno del sito fattura PA, che tra l'altro alleghiamo il link specifico, sono elencati tutti i codici di errore che è possibile ricevere
da parte del sistema di interscambio. Ora ne ho citato qualcuno, codice 01 dice nome file non valid, 03 le dimensioni hanno superato quella ammessa, eccetera. Quindi sostanzialmente ribadisco lo schema di inoltre, che è lo schema di inoltre che è fondamentale per capire il meccanismo della fattura PA. Il fornitore prepara la fattura con tutti gli elementi obbligatori, si registra e si accredita presso il sistema di interscambio con, a seconda del canale che preferisce utilizzare. Se non lo fa, la PEC di default rappresenta quello base. Invia la fattura al sistema di interscambio, il quale effettua il controllo di primo livello base. Se il controllo dà esito positivo, inoltre la fattura alla PA. Se ha esito negativo, ci sono delle risposte da parte del sistema di interscambio al fornitore, che vedremo nelle slide successive. Quindi a questo punto, quali sono gli esiti delle fasi di inoltro? Possiamo, in sostanza possiamo definire il sistema di interscambio come un filtro, o un polmone, quindi come ogni filtro di un flusso, per poter svolgere la propria funzione è necessario che le due parti, tra cui si interpone il polmone, siano entrambe correttamente collegate a trasmettere fatture corrette e complete delle informazioni obbligatorie. A questo punto, qualora il filtro, il polmone, il sistema di interscambio, ostruisca il passaggio, può rispondere con una notifica di scarto oppure con una notifica di rifiuto. Se il sistema di interscambio invece non si interpone, nel senso che considera valide e corrette tutte le informazioni inserite, queste verranno trasferite alla PA e quindi ci sarà un esito positivo. E in questo caso il sistema di interscambio non dà nessun messaggio al fornitore, in quanto è andato a buon fine la procedura. La PA invierà invece la ricevuta di consegna e poi effettuerà un controllo sostanziale, con a valle del controllo la relativa notifica di accettazione. Quindi il flusso può essere distinto in trasmissione elettronica al sistema di interscambio, inoltre fattura dal sistema al destinatario committente, controllo e accettazione o meno chiaramente della fattura da parte del destinatario committente. Questo è invece lo schema, non so se si legge bene, di quello che succede nella fase successiva, perché ora abbiamo visto la prima fase, quella di inoltro della fattura elettronica dal fornitore al sistema di interscambio. Ora il sistema di interscambio invia la fattura alla PA. Lo schema è composto da due colori, c'è il colore blu che rappresenta l'esito positivo al quale andiamo incontro, e che più o meno a questo percorso. L'esito positivo del sistema di interscambio invia la fattura alla PA. La PA controlla la liquidazione della fattura. Se c'è un esito positivo, rilascia notifica di accettazione entro 15 giorni. Tuttavia non è obbligata al rilascio. In ogni caso, il 16° giorno il sistema di interscambio invia una mail sia alla PA sia al fornitore con l'indicazione della decorrenza dei termini. A questo punto l'ultimo obbligo della PA è quello della liquidazione, quindi del pagamento del fornitore. Tuttavia la fattura ricevuta dalla PA alla PA, quindi inviata correttamente dal sistema di interscambio, potrebbe non essere di gradimento, tra virgolette, alla PA, nel senso che potrebbero esserci dei controlli che può fare solo la PA, controlli di merito. E per esempio potrebbe esserci un errore nell'indicazione del servizio prestato, che solo la PA può controllare. Errori di importo, oppure ci potrebbero essere dei contenziosi col fornitore, degli arbitrati. In questo caso la pubblica amministrazione invia una comunicazione
al sistema di interscambio relativamente al problema che si è verificato e il sistema di interscambio la invia al fornitore. Tuttavia, andiamo invece nella parte rossa, un po' più complessa. La fattura si considera emessa e ricevuta anche nei casi in cui il codice ufficio dell'amministrazione non è deducibile in IPA, l'amministrazione non è censita in IPA e vi è un'impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche. Questi sono dei punti fondamentali che andremo ad analizzare ora. È possibile che si verifichi il primo caso, cioè che il codice IPA, il codice ufficio dell'amministrazione non è deducibile in IPA. Quindi l'operatore economico può utilizzare il codice FE centrale, tuttavia non ne deve abusare. Perché? Prima di tutto quando lo usa? Lo usa quando non ha ricevuto dal committente, quindi dalla PA, la comunicazione del codice univoco, oppure quando non è in grado di reperire il codice sulla base del contratto che ha sottoscritto con la PA. Per evitare l'uso improprio del codice, il sistema di interscambio esegue verifiche sulla correttezza del codice FE centrale utilizzato e sulle motivazioni che c'erano dietro l'inserimento del codice generico e non quello specifico. Se il controllo che effettua il sistema di interscambio è negativo, notifica lo scarto, perché il codice FE centrale non è attribuibile all'amministrazione centrale di appartenenza. Se invece è positivo, ci sarà una ricevuta di consegna. Poi si può verificare un secondo caso. L'amministrazione non è censita in IPA. Questo è un caso che ovviamente col passare del tempo è sempre più remoto. Qua abbasso, altrimenti mi viene l'eco. Perché col passare del tempo è chiaro che ci sarà una minore o quasi inesistente possibilità che la singola amministrazione non sia censita. In ogni caso, se la pubblica amministrazione non è censita, il fornitore, quindi l'operatore economico, può utilizzare il codice di default che è 999999. Anche in questo caso, il sistema di interscambio, per evitare un uso improprio del codice generico, cosa fa? Identifica il codice ufficio FE, se riesce a individuarlo con le informazioni che ci sono nella fattura. Il livello di attenzione è sempre alto. Notifica lo scarto e comunica lo scarto e comunica la riemissione della fattura. Ancora, vengono identificati più codici FE afferenti alla stessa PA, per cui il sistema di interscambio notifica lo scarto comunicando il codice FE centrale della PA individuata. L'ultimo caso, in tutti questi casi il sistema di interscambio rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapita. L'ultima ipotesi è quella dell'impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche. A questo punto interviene ancora il sistema di interscambio inviando la relativa comunicazione all'amministrazione committente affinché possa provvedere. Se entro 10 giorni non vi è risposta, in questo caso il sistema di interscambio invia la notifica di impossibilità di recapito all'operatore economico, al fornitore. E solo in questo caso l'operatore economico è autorizzato a rinviare la fattura alla PA bypassando il sistema di interscambio. Solo in questo caso. Questa era un'altra delle domande che era stato posto nel precedente webinar. Ora, può sembrare un po' complessa tutta la faccenda, però lo schema è abbastanza lineare. Passerei a questo punto per spezzare un po' l'attività di visualizzazione delle slide a un'ulteriore domanda. Ok, lo mandiamo subito. Eccolo qua.
Allora, la domanda la leggo per non lasciare tempi, spazi morti nel webinar. Quindi si può verificare l'ipotesi di non ricezione della fattura da parte della PA senza che il fornitore stesso ne sia a conoscenza? Beh, le possibili risposte erano: qualche volta, in quanto il sistema di interscambio è ancora nella fase di prova. Ancora, solo nel periodo transitorio, come era previsto, oppure no assolutamente. Stanno intanto aumentando le risposte, siamo già al 60%. Ancora qualche secondo e poi le mostriamo. Va bene. Ok. Questo era il passaggio più importante, perché rappresentava un po' l'iter che andava dalla genesi della fattura, il fornitore, al lavoro che faceva il sistema di interscambio e invece al destinatario finale, che era la PA. Ok, interromperei, siamo a un 80% di risposte dei presenti e questo è il risultato. Aspetta che non lo vedo. Siamo all'89%, no assolutamente. 8% solo nel periodo transitorio e un 3% nella prima risposta. Qualche volta lo SDI è ancora in fase di prova. Ok, allora commenterei velocemente la domanda con le risposte date. La risposta corretta è no assolutamente. Per quanto riguarda il periodo transitorio che ha potuto trarre in inganno qualcuno, si riferisce soltanto alla possibilità della pubblica amministrazione di ricevere fatture emesse prima dell'obbligo del funzionamento del sistema di interscambio. Emesse prima, anche se ricevute dopo, ma emesse prima. Per quanto riguarda invece la possibilità, la domanda specifica non è possibile, perché l'invio e la ricezione vengono fatti attraverso un canale certificato, che è quello della posta certificata. Non è possibile che il fornitore stesso non ne sia a conoscenza, in ogni caso, anche perché interviene sempre in queste fasi il sistema di interscambio a, diciamo così, equilibrare e fare da interfaccia, ammorbidire le relazioni che ci sono tra fornitore, committente e PA. Proseguiamo. Per chi volesse monitorare l'iter delle informazioni relative al flusso della fattura, lo può fare attraverso l'applicazione Monitorare la fattura PA, che è sempre reperibile sul sito fatturapa.gov.it. Non ci sono entrato perché ci vogliono le credenziali, e comunque è inserito nella slide anche il link diretto. Ma era solo a titolo informativo. A questo punto invece passiamo ai controlli. Che controlli deve fare la PA una volta ricevuta la fattura inviata correttamente dal sistema di interscambio? Quindi, a ricezione avvenuta, il destinatario PA, quindi il committente, ha 15 giorni per procedere o meno all'accettazione della fattura. Scaduti questi 15 giorni senza notifica di rifiuto né di accettazione, che tra l'altro è facoltativa, il sistema di interscambio invia al trasmittente e al ricevente la notifica di decorrenza dei termini. I controlli che la PA deve fare sono sulla conformità dell'oggetto del servizio e della cessione dei beni al contratto o all'ordine, della conformità dell'importo fatturato, della conformità delle spese addebitate, non previste, per esempio, dell'eventuale difformità quantitativa e qualitativa dei beni consegnati, e della difformità dell'aliquota IVA applicata secondo il DPR IVA a noi noto. Quindi, una volta effettuati questi controlli, se non ci sono problemi, notifica l'accettazione oppure non la notifica. In ogni caso, è
tenuta a effettuare i controlli entro i 15 giorni dalla ricezione. Si è bloccato il PowerPoint, eccolo qua. E i controlli si concludono con la notifica di accettazione al sistema di interscambio in caso di fattura corretta, la notifica di rifiuto nel caso di fattura non corretta. Quindi nel primo caso il sistema di interscambio notifica al trasmittente l'accettazione avvenuta e in questo caso termina l'attività sulla singola fattura del sistema di interscambio, se ne lava le mani sostanzialmente. Nel secondo caso la PA dovrà, per le anomalie formali, di emettere la fattura corretta. Per le anomalie sostanziali, quindi l'importo, il fornitore, stornare la fattura e riemettere la fattura corretta. Per le contestazioni qualitative e quantitative non riconosciute, avviare il processo di negoziazione, transazione, arbitrato o contenzioso. Questa slide invece è abbastanza interessante, non la leggiamo tutta, però contiene alcuni messaggi e notifiche inoltrate dal sistema di interscambio al fornitore. Quindi il fornitore che risposte, che messaggi può avere? Può avere una notifica di scarto, una notifica di mancata consegna, una ricevuta di consegna, un'attestazione di avvenuta trasmissione, una notifica di rifiuto, notifica di accettazione oppure notifica di decorrenza dei termini. A fianco sono indicate le descrizioni delle singole notifiche, non le leggiamo solo per comodità e per facilità. Poi inoltre successivamente abbiamo le comunicazioni che il sistema di interscambio invia alla PA, quindi queste ci interessano direttamente. Inoltre fattura che hanno superato i controlli formali, notifica di scarto esito committente oppure notifica di decorrenza dei termini. Inoltre, l'ultima slide relativo alle notifiche contiene le notifiche che sono quelle definitive che la pubblica amministrazione invia al sistema di interscambio che a sua volta invia al fornitore, che sono la notifica di rifiuto esito committente oppure di accettazione esito committente. Siamo quasi alla fine del processo della fattura PA. Queste ultime slide contengono gli errori che sono dati estrapolati dal sito fattura PA. Ci servono per capire un po' che tipologie si commettono ad oggi nell'invio della fattura. Sostanzialmente l'invio, il problema vero si ha. Nella prima slide ci sono tutte le fatture inviate con codice IPA corretto, però il sistema di interscambio ne ha scartate circa il 5% perché sono formalmente errati, quindi c'erano dati all'interno della fattura non corretti. Poi invece ho una seconda fattura, una seconda schermata che dà un po' le statistiche delle fatture scartate relativamente all'inserimento del codice nel sistema di interscambio, non quello corretto ma quello generico, quello FE centrale. Anche qui, sempre per errori formali, vengono scartati circa il 6%. E poi l'ultima invece, la percentuale di scarto relativa all'utilizzo del codice generico 999999. Comunque, gli errori principali in proporzione sono quelli di nome file duplicato e non valido, file non conforme a formato, fattura duplicata, identificativo del cessionario del committente non valido, firma non valida, eccetera. L'ultima slide relativa invece alla fattura PA contiene in via generale, senza entrare nello specifico, le tematiche che sono state richieste tramite le vostre comunicazioni nel precedente webinar. Più o meno erano queste, raggruppate un po' per categorie. Parlavano della decorrenza dell'obbligo per gli enti locali. La data di decorrenza di obbligo è il 31 marzo, per cui da tale data la PA può ricevere solo fatture elettroniche. È da tale data, al 31 marzo. Il sistema di interscambio non è generico, ma è, quindi
non è spezzettato, non è regionalizzato, ma è unico ed è obbligatorio come indicato nella finanziaria del 2008. Ancora, l'accreditamento di uno dei 5 canali di trasmissione al sistema di interscambio deve essere fatto all'IPA tramite il sito Fattura PA. Nel caso in cui non si comunicasse, sarebbe la PEC il canale prescelto. Ancora, altra domanda era sulla tematica, sulla possibilità o meno di trasmissione fatture dalla PA ai privati. I privati non sono obbligati a ricevere la fattura in formato XML, quindi la fattura PA, la PA può utilizzare qualsiasi canale, si consiglia comunque la PEC, essendo certificata sia la data sia il contenuto. Poi ancora c'erano domande relative alle aziende speciali e ancora ce n'erano altre, però queste casomai andiamo velocemente perché altrimenti non riusciamo a chiudere la fase 2, cioè la fase relativa allo split payment. Sì, solo una cosa, ricordo che le risposte a queste domande saranno messe online, probabilmente oggi pomeriggio o domani. Prego. Continuiamo sperando che ci siete ancora tutti, ora non vedo le statistiche, però spero di sì, ma l'argomento di per sé... In questo momento 207 persone collegate. Va bene. Allora, entriamo invece nel merito del secondo problema, che non è stato trattato nel precedente webinar, che è appunto quello dello split payment. Anche in questo caso l'attività, i riferimenti normativi li citiamo in maniera veloce in modo tale da entrare anche nel dettaglio dell'operatività. Comunque il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto attuativo dello split payment, in base al quale la pubblica amministrazione, anche se non rivestono la qualità di soggetto passiva IVA, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro ai fornitori. Quindi, sostanzialmente lo split payment è una scissione dell'IVA, in base al quale per la cessione di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di alcune amministrazioni pubbliche, l'imposta è versata dalla stessa amministrazione. Quindi si assiste in pratica ad un processo di scissione. Quindi andiamo alla prima slide dello split payment. Ah, questa è un'ulteriore domanda. Quindi sostanzialmente sappiamo oggi che cos'è lo split payment, quindi facciamo la domanda via web, vediamo se qualcuno sta già utilizzando il nuovo istituto e come lo sta utilizzando. La domanda è lo split payment, quindi è possibile pagare un fornitore comprensivo di IVA in un'unica tranche? Oppure posso pagare il fornitore trattenendo l'IVA indicata in fattura per eventuali compensazioni? Oppure è necessario pagare il fornitore e solo successivamente versare l'IVA all'erario per conto del fornitore? Hanno già risposto il 70%, arriviamo ancora intorno all'80% e poi chiudo. Ok, se rispondete bene chiudiamo e non andiamo avanti. Ok, chiudo e questi sono i risultati, 97% sulla risposta 3. Ah beh, abbiamo finito, ok? Grazie a tutti, arrivederci. Allora, i riferimenti, siete bravissimi però, i riferimenti normativi sono citati prima, velocemente parleremo del comma 629 che è poi anche qui, il comma perno dello split payment. Ci sono state delle circolari e delle risoluzioni, principalmente la 1/E del 2015 e la 15/E, che sono effettivamente da tenere, come diceva un mio collega, sotto braccio ogni giorno per
e capire il corretto funzionamento della procedura. Allora, andiamo ad analizzare invece in dettaglio. L'articolo 1, c'era solo un articolo, comma 629 della legge 190 del 2014, ha inserito nel decreto IVA il nuovo articolo 17 ter, che ha previsto per la cessione di beni e prestazioni di servizio non assoggettate a ritenute a titolo di imposta, e questo è un passaggio importante, non assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nei confronti dello Stato, organi dello Stato dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali, consorzi tra essi costituiti, amministrazioni ed enti pubblici già destinatari delle norme IVA relative all'esigibilità differita. L'imposta sul valore aggiunto venga versata dai medesimi soggetti pubblici. Quindi i fornitori di beni e servizi riceveranno l'importo del corrispettivo al netto di IVA, mentre l'IVA sarà versata successivamente, poi vedremo con che modalità e in che data, da parte della pubblica amministrazione. Quindi a questo punto, comunicato numero 7 del 2015, che dice che del MEF, lo split payment si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per i quali l'esigibilità dell'IVA si verifica successivamente a tale data. L'esigibilità dell'IVA deriva dall'opzione dell'amministrazione pubblica, quindi può essere al momento del pagamento oppure al momento della ricezione della fattura, pagamento del fornitore ovviamente. Poi ancora, l'iter è il seguente. Le disposizioni sullo split payment si applicano a partire dal 1 gennaio 2015. I soggetti fornitori passivi dovranno indicare obbligatoriamente in fattura la dicitura scissione dei pagamenti. Il versamento dell'IVA deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese successivo, con le seguenti modalità. Per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello F24 enti pubblici. Per le pubbliche amministrazioni diverse da queste appena citate, autorizzate a detenere un conto presso la banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate oppure Poste Italiane mediante versamento unificato. E infine, per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle appena citate, direttamente alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione di un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203. Per il pagamento da parte della PA dell'IVA relativamente a questo primo trimestre, la data è il 16 aprile, quindi vi è stato l'obbligo, vedremo successivamente in un'altra circolare specifica, di accantonare l'IVA non versata in questo primo trimestre e di versarla il 16 del mese di aprile. Poi dal mese prossimo tutto andrà a regime. E a questo punto, chi sono i soggetti coinvolti e quali sono i soggetti esclusi? Che nella slide sono indicati i principali soggetti coinvolti, che sono Stato, enti pubblici territoriali, comunità montane, camere di commercio, IPAB, INPS. Però ce ne sono alcuni esclusi importanti, quali sono gli enti previdenziali privati o privatizzati, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali e anche l'INAIL. Comunque l'elenco completo è presente sul sito Indice PA, vi è il link diretto sulla slide, quindi cliccabile e consultabile. Poi a questo punto, per quanto riguarda la contabilità IVA per la pubblica amministrazione, occorre tener conto se l'IVA sulla fattura di acquisto viene recuperata integralmente, e parliamo delle attività economiche, viene recuperata parzialmente, attività promiscua, oppure non viene recuperata, e parliamo invece delle attività istituzionali o attività esente. Poi invece la circolare numero 1/E è abbastanza completa e risponde a molte domande che sono state fatte relativamente, chiaramente sempre rispetto allo split payment.
Ma gli scontrini fiscali che fine faranno? Come saranno trattati? L'agenzia pone l'accento sul fatto, nella risoluzione chiaramente, che la norma parla sempre di emissione di fattura, il che deve intendersi la volontà di escludere dallo split payment qualsiasi acquisto che non sia documentato da fattura. Pertanto gli scontrini non sono soggetti allo split payment. Non vi sono spiragli invece per le spese economali, quindi le spese per cassa viaggiano su due binari diversi. Bisogna distinguere quelle relative al pagamento di scontrini, e in quel caso non si applica lo split payment, e quelle invece con fattura. Allora, in questo caso, la fattura deve riportare la dicitura scissione dei pagamenti ed è soggetto allo split payment, anche per le spese economali. Per quanto riguarda le sanzioni, molti enti non sono riusciti ad applicare in maniera corretta la procedura dal 1 gennaio, e era anche comprensibile visto i tempi stretti e gli obblighi che ci sono stati imposti in così poco tempo. Comunque tranquillizzerei costoro, perché in realtà non ci sono sanzioni. Infatti, la circolare indica che non verranno applicate sanzioni per comportamenti non conformi alla norma, almeno per quelli tenuti fino al 9 febbraio, data di emanazione della circolare in questione. Gli uffici possono quindi stare tranquilli per il caso più diffuso, ovvero quello di fattura emessa dai fornitori con IVA e regolarmente pagata all'ente. L'omesso versamento IVA da parte del Comune non verrà in alcun modo sanzionato. Poi citerei solo per completezza, ma diciamo esula dalle nostre informazioni, dallo split payment, la risoluzione dell'agenzia fa cenno anche al reverse charge. Nella legge di stabilità era previsto che la legge di stabilità prevede tipologie di attività interessate al reverse charge, ne prevede alcune, ma quelle interessate ai comuni potrebbero essere i servizi di pulizia e i servizi di demolizione, installazione, impianti, completamento relativo agli edifici. Quindi per queste categorie si applica il reverse charge. Poi andiamo avanti e parliamo invece della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, la numero 15, la quale ha reso operativo il versamento dell'IVA da split payment per le attività istituzionali, anche se la prima scadenza, come abbiamo già detto, è quella del 16 aprile. Tale risoluzione ha fornito informazioni circa la compilazione dell'F24, istituendo i seguenti codici tributi per il versamento. Il codice 620E, denominato IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni, scissione dei pagamenti. Per consentire il versamento mediante modello F24 enti pubblici per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia. Codice 640, denominato IVA dovuta dalle PA, scissione dei pagamenti. Per consentire il versamento dell'imposta per le PA autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, ovvero presso Poste Italiane. Per i versamenti da effettuare direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, la risoluzione precisa che dovranno essere imputati al capitolo 8, capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato. Poi è inserita anche l'ultima comunicazione, l'ultimo decreto del MEF del 20 febbraio 2015, ma che ho inserito solo per comodità, interessa principalmente i fornitori, perché relativamente parla nello specifico del rimborso IVA, sono stati variati i limiti che prima erano obbligatori per la richiesta del rimborso IVA. Ma è solo per citarla, a noi interessa poco, quindi sorvoliamo per fare altro.
Quindi, ricapitolando in poche parole cosa cambia per i comuni, perché questo è il punto vero. Abbiamo due momenti, quindi anzi tre momenti, relativamente alla gestione IVA, quindi per gli enti locali non ci sono modifiche sostanziali, in quanto la contabilità finanziaria delle fatture segue la partita semplice, per cui l'impegno di spesa dovrà essere sempre imputato al capitolo appropriato per l'importo complessivo delle fatture. Quindi al momento della liquidazione e del successivo pagamento si può utilizzare il seguente percorso, in attesa ancora di un decreto che dovrebbe uscire a breve. Quindi vi sarà un'emissione di un mandato di pagamento a favore dei fornitori per l'importo totale della fattura, l'emissione di un reversale d'incasso per il recupero immediato dell'IVA non dovuto, versamento dell'IVA alla scadenza con un altro mandato, mediante pagamento per conto del fornitore, utilizzando il modello F24 enti pubblici, quindi le modalità che sono state precedentemente indicate, rilevazione contabile dei mandati e delle reversali. Infine, per la gestione della cassa, per l'ente pubblico non cambia sostanzialmente niente, se non la tempistica di pagamento del fornitore, il quale dell'IVA, nel senso che dovrà essere splittata ed essere obbligatoria, se optiamo per una tipologia di pagamento, che è quella del 16 del mese successivo. A questo punto non vorrei sbagliarmi, abbiamo finito la visualizzazione delle slide. Spero di non essere stato troppo pesante. Va bene, abbiamo soltanto 51 domande. Allora, io direi cominciamo, poi ripeto ancora, tutte le domande comunque avranno una risposta online sul sito www.agendadigitale.regione.lombardia.it. De Bellis, se riesci a vedere le domande, quindi la finestrella con tutte le domande, può leggerle lei direttamente. Allora, intanto gliene faccio una che arriva da qui, dalla sala, e chiedo anche se le sedi territoriali hanno altre domande da fare. Ovvero, nella parte facoltativa dell'XML può essere inserita la ritenuta di garanzia? E si possono obbligare i fornitori a inserirla? No, l'obbligo non c'è relativamente, no, a questo punto non c'è l'obbligo. No, il fornitore è obbligato per norma a indicare soltanto le voci che gli sono state richieste, anche perché la composizione del file XML ha un suo percorso. Se vengono inserite delle voci particolari e non nello specifico, cioè e non nei campi obbligatori, il sistema di interscambio potrebbe creare dei problemi. Quindi in realtà si possono inserire, tra l'altro il contenuto facoltativo della fattura è facoltativo entro certi limiti, perché c'è l'elenco delle cose facoltative che possono essere inserite. Ma in ogni caso non si può obbligare il fornitore ad inserirlo. Allora, vediamo se riesco a leggere qualche domanda. Per le altre domande vuole che gliele legga io? Qualcuna sì, allora, accettazione da parte della PEA obbligatoria. Ok, sì, me la legga qualcuna lei, dai, vediamo se riusciamo. Mi dicono in sala che adesso la ritenuta è obbligatorio farla? Deve indicarla? Ma di cosa parliamo? Chiedo a uno dei presenti in quale se può venire a... Vieni qua per favore che abbiamo questo microfono. Cerco di formularmi
meglio la domanda, grazie. Ecco, allora praticamente la questione è legata alla ritenuta di garanzia, ovviamente per quei fornitori che sono tenuti e per le fatture sono tenute. La nostra ragioneria ci obbliga a chiedere al fornitore l'applicazione della ritenuta di garanzia in autonomia, perché così facendo loro dicono l'IVA che viene esposta in fattura corrisponde esattamente a quanto verserà l'amministrazione. Diversamente avremmo una differenza fra quanto abbiamo esposto in fattura e quello che loro sarebbero tenuti a versare. Spero di essere stata chiara. Allora, la ritenuta di garanzia devono essere fatturate e assoggettate a IVA solo nei termini dei lavori, a termine dei lavori e a seguito del collaudo. Questo è, vi è proprio l'obbligo, ma tra l'altro stavamo visualizzando alcune circolari che sono state inviate proprio relativamente a questo punto. Quindi solo a termine dei lavori o del relativo collaudo. Ti hai sentito? Sì. Allora io direi, visto che questa è una domanda che ha scatenato un po' di dibattito, potrebbe continuare offline eventualmente, quindi ci sarà poi successivamente uno scambio di email. Anche sì, per, scusate, anche per le sedi territoriali faccio presente di tener conto del mio indirizzo di posta elettronica, potete girarmi delle email e le manderò io poi ai relatori per avere le risposte. Riguardo invece le altre domande che sono state fatte dai partecipanti al webinar, vuole che gliele legga o riesce a vederle? Allora, no, alcune erano relative alle slide, quindi bisogna vedere singolarmente le slide e casomai possiamo rispondere per mail oppure forse è più facile perché altrimenti bisogna avere le slide. Sì. Però posso allora ne scorriamo qualcuno eventualmente, sapendo che non riusciamo a rispondere a tutte entro le entro 10 minuti ormai, entro le 13. Ci sono ancora. Notavo delle richieste sulla questione dei RID, mi pare. Il mandato di versamento non deve indicare le fatture di ogni singolo fornitore? E poi... Ma questo parla dello split payment? No. No, quello è complessivo. Però l'unico problema è che le risposte secche non sono mai chiare, quindi è sempre meglio commentare. Vediamo qualche slide, altrimenti ci perdiamo. Sì. Vediamo qualche punto, se riesco a trovare qualche domanda sulle singole slide. Allora ci chiedono per esempio sulla slide 8, allora, ci sono richieste, il punto 3. Allora, dichiara che non è possibile emettere nota a credito per fatture cartacee. Come si risolve? Credo almeno allora, sia sulla slide 8. Ok, questo qui. Slide 8. No, non l'ho trovato, comunque va bene. Sì, non possono essere messe note credito su fatture cartacee perché è come se non fossero accettate da parte della PA. Quindi non puoi rettificare un documento contabile che oggi non accetta. Quindi il discorso è stato fatto in maniera da troncare drasticamente con il passato. Se l'invio della fattura è ante l'obbligo del sistema di interscambio, allora la fattura e l'eventuale nota credito può essere fatta. Però se invece è successivo all'obbligo del sistema di interscambio, quindi l'invio cartaceo della fattura in un periodo successivo, non può essere fatto perché non viene accettata dalla PA. Quindi non posso rettificare un qualcosa che non ho accettato. Ok, slide 11. Chiedono ancora di chiarire meglio il punto 3, relativo all'articolo 26 DPR 633.
Sì, questo è quello che abbiamo detto ora, quindi l'emissione di una nota di credito a storno della fattura cartacea e di una nuova emissione di fatture elettroniche, quindi in realtà la nota credito non può essere emessa proprio perché la fattura cartacea inviata dal fornitore non è accettata, cioè non è stata accettata dalla PA. Quindi non posso rifiutare, non posso ricevere una nota credito se non è accettata la fattura PA. Ok, slide 17, era sui tempi di pagamento, chiede di chiarire i termini di pagamento e la fatturazione elettronica impone 30 giorni, ma il codice contratti parla di 30 giorni per l'attestato di regolare esecuzione più 30 giorni per il pagamento. La procedura che abbiamo analizzato in realtà riguarda esclusivamente la procedura tecnica di invio e ricezione corretta della fattura. Le modalità di pagamento, che sono quelli che comunque ha indicato la signora, la sua domanda, sono corretti, però in realtà esulano da questa attività, cioè non è un problema di metodologia di fattura, ma è un problema di relazione tra la PA e il fornitore. Un eventuale ritardo di pagamenti è un problema della PA con il fornitore, eventualmente sarà obbligata a pagare interessi o quello che sia. Quindi non c'entra con la metodologia di fattura PA. La fattura PA, tutta la procedura, tutto l'iter, si conclude il 16° giorno. L'SDA invia la corretta fattura alla PA. La PA, se non ritiene corretto formalmente la fattura, entro 16 giorni il sistema di interscambio ha finito la sua attività e quindi l'iter della fattura PA si conclude. Andiamo alla slide 45. Si applica il reverse charge anche sulle manutenzioni di impianti o solo sull'installazione? Tutte e due. Tutte e due, però il reverse charge è un'operazione complessa, è stata citata, però in questo caso daremo una risposta completa nelle mail che manderemo, perché comunque in realtà l'intenzione, se avevamo più tempo, era indicare anche la metodologia operativa di gestione del reverse charge, però le slide erano poco comprensive e riuscivano ad essere poco sintetiche. Ok, direi grazie, riprendo io il controllo, soltanto per andare, ecco qua, per andare in chiusura, vi ricordo torniamo qua, ecco. Vi ricordo quindi che questa sessione è stata registrata. Saranno disponibili sia le registrazioni che le slide sul sito che vedete sotto, www.agendadigitaleregionelombardia.it. Stiamo lavorando anche a una pagina di FAQ dove raccoglieremo tutte le domande che vengono fatte, probabilmente già per domani ci saranno le risposte alle domande del webinar precedente. Vi ricordo che adesso, chiudendo, vi verrà proposto un sondaggio, questo era il secondo modulo, io vi do appuntamento ai prossimi due moduli, quindi il 26 marzo e il 2 aprile, quindi il discorso continua con nuovi relatori e affronteremo quindi gli altri aspetti legati alla fatturazione elettronica. Vi ringrazio per tutto, vi lascio anche la mia email in maniera tale che chiunque abbia altre domande, altre questioni possa scrivermi e sarà mio compito poi girarla a tutti i relatori. Grazie mille. Grazie a tutti.